Dicevo, vado controcorrente perché sento, con questa la mia figliola, che parla di nomi di macchine fotografiche, di obiettivi. Per me tutto questo è secondario, nel senso che nella fotografia è tantissimi anni che fotografo, e lei lo sa, ma nella fotografia io ho cercato di trarne egoisticamente il vantaggio che mi può dare la ricerca di un'immagine particolare e allo stesso tempo dire, ma chi la guarda questa fotografia riuscirà a capire cosa fotografare io? Cioè, questa è una cosa molto difficile, cioè te vai in un posto, magari poi ci ripassi, una volta non vedi niente, la seconda volta vedi un particolare, e dici, ma questo mi piace a me, mi piace perché sono tra l'altro uno di quelli che gli garba il particolare. E una cosa, ma toccare il filo per prescindere, ecco, tocca il resto. Perché al filo se no fai rumore. Cioè, volevo dire, quando io ho detto sono controcorrente, perché capisco che è importante ai fini, diciamo, giornalistici, a fini cinematografici, avere, diciamo, una conoscenza della tecnica fotografica. Ma per me la tecnica fotografica è secondaria all'importanza che io riesco a trarre da un qualche cosa che magari, sono convinto, gli altri non vedono, perché tutto lì segue. Cioè, io riesco a vedere delle cose, almeno mi illudo, però non è che in realtà contro, diciamo, e che volevo dire? Volevo dire questo, che è un sacrificio enorme. Poi io ultimamente ho avuto dei problemi fisici, per cui prima muovevo con una certa facilità e potevo scegliere. Poi la cosa importante, volevo dire, è questa: mai andare con qualche d'uno, sempre solo la fotografia. Io quando ho detto sempre soli, perché non solo, ma quello ti distrae, dici, ma che fotografo, ma non ti preoccupare, lascia con me. Infatti meglio soli che vado accompagnato, stato un fotografo, no, quello è fondamentale. Però la cosa che vi insisto, voglio dire questo, la fotografia è difficile, perché se ti fotografi qualche cosa che credi di aver colto nella sua essenza più reconta, non sempre la gente riesce a capirlo. Invece bisogna che tu riuscissi a fare delle cose che anche gli altri capiscono. E questo non è una cosa semplice. Un modo di bene.